macchina dei popcorn! Evviva! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi non siamo in cucina perché c'è anche Insino, perché è festa! È festa, è arrivata, sì, la macchina dei, sì, popcorn, che ci è stata gentilmente omaggiata dall'Elecoms. Elecoms, elettrodomestici dell'altro mondo! E allora... Ma non è bellissima? Noi ad ancora non l'abbiamo spacchettata, abbiamo soltanto tirato fuori il libretto delle istruzioni, ma adesso la spacchetteremo insieme. Innanzitutto arriva in questo bellissimo pacco che sembra uno scatolo di giocattoli, vero? È vero, sembra un giocattolo. Tutta la faccenda è un giocattolo. Bravissima. Io l'ho immaginato da usare per le feste dei bambini, sapete? Yeah, giocattoli! Sì. Le istruzioni sono anche in italiano, sono e questa cosa ci piace. Ci piace, ci spiega tutto cosa bisogna fare e come bisogna pulirla. E ora vediamo com'è. Insomma. E ora vediamo com'è. La tiriamo fuori dalla scatola. Come vedete è imballata perfettamente. Sembra una macchina dei popcorn tipo antica, quella di Disneyland, vero? No, quella di Disneyland. Quella dei pappogiochi, delle giostre, è vero, delle giostre americane e anche di Disneyland. Ed ecco qui, guardate che bella, è bellissima. Allora, io credo che molto intuitivamente qui su si infilino i popcorn, poi naturalmente si attacca alla presa, che è comunque una presa qua, italiana, sì, una spina europea, italiana, sì. Do not turn the where they are decorative, quindi non girare le ruote, sono solamente decorative, quindi ovviamente. Non girano. E poi si poggia in piano, si attacca con il tastino del on e off e i popcorn vengono fuori. Ma dici, per fare i popcorn, lasciamola vedere. Non girare le ruote. Prima di vederlo all'opera capiamo un po' come funziona. Sulla parte superiore c'è questo tappino. Questo è il misurino dei popcorn. Va riempito di mais, quindi viene sollevata la parte a verandina, diciamo. E qui dentro al foro vanno messi i popcorn. Poi qua sotto va messa naturalmente la ciotola. Una ciotola e poi attaccate la vostra macchina alla presa di corrente e la accendete. E lei mano a mano scaldando dovrebbe far uscire i popcorn da qui giù. Per rimpinguare di popcorn la situation basterà riprendere il misurino e versarli direttamente dal foro superiore. Loro cadranno nel cestello e verranno man mano cotti. Poi, molto semplice da donna, mi viene da dire, molto semplice anche la pulitura, perché col fatto che si apre è totalmente raggiungibile da una pezzuola. Naturalmente non va messa sotto l'acqua corrente. Brava. Ma va semplicemente pulita con un bagnasciuga ben strizzato. Uh-huh. La cosa interessante è che fai popcorn senza grassi aggiunti, poi voi potrete condirli successivamente a piacimento, zucchero, sale, quello che vi pare, spezie varie. Andiamo a fare i popcorn? Andiamo a vedere. E allora versiamo un misurino di popcorn che inserisco nell'apposito cestellino, quindi... Ovviamente lavate la macchinetta prima di usarla, accendiamo col tastino. Thank you.
ne vengono con un tappino impressionante, così possiamo anche controllare veramente quanti ne facciamo dal punto di vista calorico. Veramente bello. Adesso potete aggiungere il sale e il gioco è fatto, oppure lasciarli così al natur. Noi li useremo per una ricetta un po' alternativa, quindi mettiamo un po' di sale, ma non tantissimo. Rimestiamo bene e il popcorn è pronto per essere gustato. Buon cinema a tutti allora! Ciao! Visto che bella questa macchina per fare i popcorn, è veramente simpatica, decorativa, non è ingombrante, piccola, quindi... E fa arredo, hai ragione, è decorativa, in cucina è una botta di allegria. Ora dobbiamo trovare il posto dove metterla, anche perché io la voglio mettere a disposizione, nel senso che non la voglio infognare in un mobiletto, ma è tanto carina che voglio lasciarla lì per sia vederla sia usarla continuativamente. Brava! Qui giù in info box trovate i codici sconto che l'azienda ci ha mandato per farvi acquistare questa bellissima macchina dei popcorn con un prezzo ridotto. Qui sotto in info box trovate tutti i riferimenti su dove acquistare la macchina dei popcorn, che è venduta su Amazon tranquillamente e che arriva a casa vostra imballata come l'avete vista. Bene, se vi interessa avere una macchinetta dei popcorn spiritosa e carina ad un prezzo contenuto poco più di 30 euro, mi pare, la trovate qui giù in info box. Peccato non averla avuta per Natale, perché sarebbe stato un regalo fighissimo. Beh, pensateci magari per quando qualcuno fa il compleanno, anche un ragazzino, anche un amante dei popcorn, oppure gli amici che amano le serate cinema. Per gli amici che amano le serate cinema, organizzare una serata conviviale con questa macchinetta a casa deve essere una figata pazzesca. Bene ragazzi, tutti i link in info box, spero che questa recensione vi sia piaciuta e noi ci troviamo sempre qui per un prossimo video sulle vostre tavole. Ciao. Ciao.